Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. In questo video vi metterò a confronto, vi parlerò di alcune creme mani che sono certificate biologiche, una non è certificata ma un po' lince e l'altra... Allora, parto da quella che ho bocciato e che ho anche abbandonato, non la utilizzo più, anche se in realtà ne ho utilizzata molto. Sto parlando di questa crema mani di Bars Bees. Questa qua è quella alla banana, comprata su Ercoverde, 57 grammi, non costa neanche poco e io è una crema che cercavo da tempo, che occhiavo da tempo, che volevo acquistare da tempo, quindi l'ho acquistata e avevo tantissime aspettative su questa crema. Allora, intanto la profumazione è buona, una profumazione di banana abbastanza delicata. Se non vi piace la profumazione di banana, assolutamente no. Ne ho utilizzata parecchia, poi ho smesso. Allora, è proprio un burro, ha una consistenza veramente burrosa, densa e è molto 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 unta. È vero che è nutriente, perché assolutamente se avete le mani screpolate e secche, questa è molto nutriente. Il problema è che vi va ad ungere tantissimo le mani, questo unto non si assorbe, le mani rimangono appiccicose, quasi come se ci fosse una pellicola di unto, di olio, e questa sensazione non va via. È sgradevole anche da utilizzare la notte, perché se vi toccate i capelli, il viso, insomma, ungete tutto. Quindi è una crema che a un certo punto ho dovuto abbandonare perché non andava bene sui piedi, non andava bene sul corpo, insomma non ne ho trovato un utilizzo, quindi questa assolutamente non mi è piaciuta. Poi ci sono tre creme mani che più o meno metto allo stesso livello. Allora, quella un po' meno idratante è questa, è quella della Yves Rocher, cacao e arancia. Era un'edizione limitata di Natale che poi ogni tanto sotto Natale o comunque subito dopo Natale ritirano fuori a pochissimo prezzo per togliere le rimanenze. La profumazione è una profumazione buonissima, non vi aspettate quella profumazione intensa e calda e avvolgente del cacao e dell'arancia. Si sente il cacao, si sente l'arancia, però è una profumazione buona. Io questa crema l'ho utilizzata in estate, ad esempio, e mi è piaciuta comunque. È una crema mani non nutriente, ma idratante. È ottima sia d'inverno, se non avete le mani secche, oppure in estate. Se avete le mani molto secche e cercate qualcosa di nutriente, questa non fa per voi. Se però volete qualcosa da utilizzare durante la giornata, magari mentre siete al lavoro, questa ve la consiglio perché è una buona crema. E poi questa profumazione rimane in maniera molto molto delicata sulle mani, quindi mi è piaciuta, però non è una crema molto idratante o molto nutriente. Un po' sulla scia di quelle, di quella lì, della Yves Rocher, ma un po' meglio, c'è questa qua di Vivi Verde Cop, che è la crema mani idratante protettiva. Mi è piaciuto molto, è buona, ha un buon potere idratante ma non nutriente. Anche questa adatta per il giorno, adatta anche per la notte, però se la utilizzate la notte ve la consiglio solamente se non avete le mani particolarmente secche o screpolate. Non va ad ungere, non va ad appiccicare le mani, quindi si può subito fare qualcos'altro e si assorbe velocemente. E mi è piaciuta tantissimo, in più il prezzo è molto basso, quindi se cercate una crema da mettere in borsetto o da tenere in ufficio, questa è adattissima. L'ho utilizzata in inverno e anche in estate e mi è piaciuta in tutte e due le stagioni. Poi ho utilizzato e finito questa crema mani di Benecos. Questa è quella ai fiori di sambuco e albicocca. Ottima, la profumazione è molto buona di albicocca, che si sente a differenza del deodorante della stessa linea. Mi è piaciuto molto, non va a ungere o appiccicare le mani, non fa scia bianca, si assorbe bene. Questa qua è tra queste tre, anche se è molto simile a queste due, questa è un po' è più idratante delle altre, però anche questa è idratante, non è nutriente. Ve la consiglio in estate se avete le mani molto secche, oppure ve la consiglio da utilizzare durante il giorno, perché appunto la mettete e potete poi fare altro.
Comunque ha un ottimo potere idratante, quindi ve la consiglio anche per le mani secche. Mi è piaciuta tanto e questa l'ho utilizzata in estate, la sera, prima di andare a letto, l'andavo a mettere, abbondavo un pochino per farla, per utilizzarla un po' tipo in pacco, e mi è piaciuta molto, va a ammorbidire molto bene le mani, quindi ottima, e anche questa costa pochissimo. L'ultima crema di cui vorrei parlarvi è in realtà una mini taglia che però mi è durata tantissimo ed è una mini taglia di crema mani alla camomilla Shogun. Allora, la profumazione è ottima, questa è una crema nutriente e idratante. L'inci è buono, vi lascio comunque giù tra le schede, giù nell'info box, tutti i link di queste creme, delle review che ho fatto sul mio blog, così trovate l'inci a pallini, i prezzi, dove acquistarli, eccetera. Questa mi è piaciuta tantissimo, va a nutrire a fondo le mani, le va a idratare e ammorbidisce tantissimo la pelle che rimane morbida per ore. La mettete, si assorbe all'istante, quindi lì non dà la sensazione di avere le mani nutrite. In realtà poi quando smettete di massaggiare vi accorgete che le mani effettivamente sono nutrite e la pelle è morbidissima, è liscissima, e questo effetto dura per ore. Quindi questa ve la consiglio se avete le mani ultra secche, ve la consiglio in inverno, ve la consiglio per la notte, e in ogni caso ve la consiglio anche di giorno perché si assorbe benissimo, assolutamente non unge le mani, e quindi potete fare le vostre cose anche con questa. Quindi a una crema veramente fantastica, è finita anche questa, non ce n'è più, è una crema fantastica, adatta a chiunque, anche veloce da utilizzare, mi è piaciuta tanto, e sicuramente quando avrò smaltito altri prodotti questa la vado a comprare in taglia grande perché è fantastica. Quindi questo era il mio video di crema mani a confronto, fatemi sapere se avete provato qualche crema mani di queste, fatemi sapere se avete qualche crema mani da consigliare. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, e se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!